La decisione della compagnia low cost è inserita in un contesto molto più grande. Possiamo vedere che già è iniziato tutto già l'anno scorso quando ha tolto la base di Düsseldorf e noi abbiamo pianto le conseguenze con la cancellazione di quel volo. Certamente in un aeroporto dove una tratta è l'unica ed è fondamentale fa più risalto rispetto a un aeroporto in cui invece ne ha diverse. Però ci stiamo muovendo già, da un bel po' che ci muoviamo di concerto assieme alla SAC proprio per cercare di sopperire questo problema che poi dovrebbe essere, dico dovrebbe, ce lo auguriamo tutti, dovrebbe essere limitato nel tempo perché come sappiamo il governo nazionale, la regione siciliana in continuità territoriale ha garantito e garantirebbe in un prossimo futuro, dal 27 marzo, il doppio comiso a Roma e il comiso a Milano. Ma Blu Air, anche lì non siamo stati fortunatissimi, nel senso che stiamo scontando un cambio al vertice, perché la compagnia ha cambiato veste da un punto di vista proprio di soci. Sono subentrati ai soci rumeni in partecipazione anche dei soci tedeschi e quindi c'è un nuovo programma. Non abbiamo ancora neanche la certezza che venga abbandonata, quindi siamo speranzosi che questa interlocuzione che si sta avendo con Blu Air porta magari a brevissimo a dei frutti.